Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Allora, oggi voglio mostrarvi queste tip che ho già sono andata a ricalcare con la mia matitina, che sarebbero appunto in conclusione di quest'anno. Quindi raffigura il 2022, così ne approfitto, facciamo un po' un video chiacchiericcio, barra vi mostro come utilizzo i colori, i pennelli, anzi. Vi mostro già, andrò a utilizzare principalmente questi due che sono super fine e liner di Passione Unghie. Ho qua la mia tavolozza, tutti dei miei colori, eccola qua, ce l'ho qui di lato. Quindi, nel mentre che io vado a colorare, così parliamo, un altro video un po' parlato, non so se vi può piacere questa sorta di video un po' così, però io ne approfitto sempre per fare un video perché so che a molte fa piacere. Questo video sarà in conclusione, tra virgolette, perché comunque sia faremo oramai, diciamo, con le feste, Capodanno e tutto. Io spero innanzitutto che Natale l'abbiate passato bene, con i vostri cari e tutto quanto. Io sono stata molto molto bene, tutto bene per fortuna. Ho mangiato anche troppo in realtà, però vabbè, dettagli. Penso che abbiamo tutti mangiato fino a scoppiare. E adesso, appunto, siccome che venerdì 31 è ovviamente vigilia, non uscirà alcun video e quindi io ne approfitto per farvi ora i miei auguri di un felice anno. Spero che anche voi come me vi siate posti nuovi obiettivi, nuove cose, diciamo, da raggiungere. Spero che riusciate a raggiungere tutti gli obiettivi che vi siete fissate. Spero che sia un anno come sempre, magico, che possiate realizzare tutto. Insomma, io spero sempre che ognuno, abbia nella vita ciò che vuole, anche perché non vedo perché desiderare il contrario, visto che comunque a noi non ci viene in tasca nulla, nel senso, purtroppo conosco persone che non gioiscono insieme a noi dei nostri successi o altro per l'invidia. Ma dopo a voi cosa rimane? Cioè, se quella persona non raggiunge gli obiettivi, a voi non rimane nulla fondamentalmente. Quindi perché augurare una cosa del genere a una persona? Non l'ho mai capita. Comunque, tornando a noi, io spero come sempre che se avete dei sogni, dei desideri, voi possiate realizzarli. Insomma, sempre anche qua passate con i vostri cari, mangiate tranquilli, non fate le diete in questo periodo perché non vanno bene. Le faremo, ci penseremo poi dopo con l'anno nuovo. E nulla, magari fatemi sapere come lo passerete, con chi lo passerete, che a me fa sempre piacere anche sapere qualcosa di voi. Io ho tanti, 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 tanti bei progetti che sapete che io vi tengo partecipi, quindi ovviamente vi farò sapere. Con l'anno nuovo farò dei giveaway perché io ho tante cosine che metto sempre da parte per voi e quindi poi farò dei giveaway apposta per voi. Insomma, qualche sorpresina poi ve la darò. Nel mentre con l'oro, vedete, sto andando a ripassare il 2. Farò anche questi due, vedete? Sono però, come dire, sovrapposti, ecco. Uno parte qua. Non so se si riesce a vedere, tacca, arriva qua. Fa questo giro qua. Così, e qua c'è l'altro. I segni di matita non vi preoccupate perché poi al massimo vanno via, quindi anche se non li seguite perfettamente non importa. Quindi io ripasso i due. In questo modo, vedete, con l'oro. Poi ogni tanto metto in lampada a polimerizzare. E poi dopo disegniamo insieme, coloriamo insieme l'orologio. Una volta polimerizzato, mi vado a colorare il mio fiocchetto sopra l'orologio.
Vado comunque tra un passaggio e l'altro in lampada, eh? Ah, so che magari mi chiederete che tipo di colori sto utilizzando. Allora, come vedete li sto prendendo dalla palette, quindi non so dirvi il colore. Perché ovviamente io non è che poi mi ricordo che colori vado a mettere, molti li ho creati direttamente io mischiandoli, quindi non sono in grado di darvi informazioni riguardo ai colori. Il mio consiglio comunque di usare sempre colori molto pigmentati, perché vedete la scrivenza è dei colori che sto utilizzando è molto alta, quindi sono comunque alcuni paint, alcuni sono anche semi permanenti, non sono tutti paint, però in linea di massima sono paint, altri sono appunto colori che ho creato io, e quindi mi viene un po' difficile, ragazzi, dirvi il brand del colore che sto utilizzando. Anche perché poi voglio dire, ogni colore va bene. Voi fatele come meglio credete, via dicendo. Magari il fiocchetto non vi piace rosso, lo volete blu, vi faccio un esempio, assolutamente sì. Anzi, dovete personalizzare le cose, io ve le mostro, ma poi dovete assolutamente, diciamo, renderle vostre, ecco. Cerco di inclinarmi un pochino per colorare meglio qua. Ok, così, quindi volendo posso andare in lampada, faccio qua il nastrino sopra che sale, perfetto. A questo punto prendo adesso invece il pennellino fine di Passione Unghie. E col nero mi vado a creare il quadrante al centro, diciamo. Adesso vi mostro meglio. Allora, mi vado a ricreare il quadrante qua al centro, facendo questa sorta di altro mini cerchio all'interno dell'orologio che abbiamo creato. Piano piano, senza fretta. Ovviamente qua ricordiamoci sempre di collegare. Ok. Si può tranquillamente fare in più step. Vedete che lo sto facendo un pochino per volta. Non dobbiamo andare a farlo tutto insieme per forza, eh. E vado così, in questo modo mi chiudo il cerchio e poi polimerizzo. Eccolo qua, quindi ho rifinito appunto aggiungendo comunque i numerini al centro. Ho semplicemente contornato il fiocchetto, non sono stata lì a fare altri fronzoli, sfumature, via dicendo. Ho contornato i numeri con un marroncino un pochino più scuro. Adesso sono andata a prendere i glitterini, nello specifico questi qua, e un pochino di gel base oppure top, come volete voi. Vedete, ho il pennellino sporco e non vado a fare altro che metterne qualcuno proprio qua in cima. Qua ce ne sono tanti, poi dopo aggiusto, anche perché vorrevo farli un pochino che scendono. Ne prendo ancora, vedete, anche un pochino così, quindi vado proprio anche a portarli più giù, non li faccio fermare solo lì. E in questo modo, di modo che non siano proprio totalmente bianche, ma che sembrano quasi i fuochi d'artificio, vedete? Li faccio andare proprio giù. Dopodiché mando in lampada, sigillo, e le mie tip per Capodanno sono completate. E quindi eccole qua le mie tip che ho pensato per questo Capodanno.
Io quindi spero che il video vi sia stato utile, io vi rinnovo i miei più sinceri auguri per un anno felice, prospero, insomma che tutto si realizzi. Spero come sempre che vi sia piaciuto. Vi mando un grande bacio e noi ci vediamo come sempre al prossimo video che sarà con l'anno nuovo. Un bacione grande e ciao a tutti!